La democrazia che verrà è il tema di Cives di quest'anno e naturalmente anche della relazione introduttiva del rettore dell'Università Cattolica. Se parliamo di una democrazia che verrà, evidentemente perché quella che c'è adesso ha qualcosa che non va. Lei ha parlato a Reggio Calabria di una democrazia senza qualità, se non sbaglio. Ricorda bene, senza qualità, poiché quelle che erano storicamente considerate le grandi promesse della democrazia spesso non sono state mantenute. Uno dei temi credo più rilevanti per il futuro della democrazia è appunto questo, le promesse non mantenute, le promesse di uguaglianza, pur sapendo che l'uguaglianza perfetta non si potrà mai realizzare, le promesse soprattutto di partecipazione reale da parte dei cittadini e anche la questione che è incombente non solo sulla nostra democrazia ma su tutte le democrazie dell'Occidente, delle oligarchie. Storicamente si è ritenuto che le oligarchie fossero l'antitesi delle democrazie e ci stiamo accorgendo che i regimi democratici producono più oligarchie di altri sistemi politici e credo che questo sia davvero un grande inceppo per la democrazia attuale. E questo naturalmente genera una sfiducia che peraltro stiamo toccando con mano quotidianamente, no? Che se la sfiducia ben più che rispetto al regime democratico è verso la politica, cioè è un certo tipo di politica che rovescia i suoi effetti negativi sulla democrazia. Ecco, bisogna appunto, riportando in alto, ricostruendo le qualità della democrazia, impedire questo processo pericoloso. E forse bisogna anche ripartire per formare una nuova classe politica, credo che sia quanto mai urgente. E se si deve fare, come si può fare? Da dove ripartire? Da chi? E questa è la questione delle questioni, quindi la risposta non può essere semplice. È semplice dire ripartire dai giovani, anche se naturalmente le qualità politiche vanno educate, non ci sono leader politici in natura, o se ci sono hanno anche se bisogno poi di un'educazione. Sicuramente il tema di un ceto politico che sappia anche condurre le democrazie verso un loro domani, quindi fare uscire le democrazie dall'attuale stagnazione, è l'aspetto forse più importante, assieme a quello di raccordi, visto la debolezza ormai dei partiti in quasi tutti i sistemi democratici, quello del raccordo fra le istituzioni politiche e la cittadinanza. Si è parlato con una certa forza, direi ultimamente, anche di un rinnovato impegno che dovrebbero metterci i cattolici in politica. Lei cosa pensa riguardo? Che è essenziale, essenziale per la storia del cattolicesimo politico italiano, essenziale perché i cattolici davvero hanno un patrimonio di idee e soprattutto una capacità anche di lettura delle grandi trasformazioni della storia che rendono il contributo dei cattolici essenziale. Le faccio un'ultima domanda, infine, proprio sul titolo, la democrazia che verrà. Lei prevede che ci siano delle categorie della politica e della democrazia che dovranno cambiare, sparire, altre che devono assolutamente essere mantenute, rivalutate, anzi magari portate ancora più in alto rispetto a prima? No, credo, ma questa è davvero opinione personale, che i valori fondamentali, i valori di base, i valori che hanno storicamente legittimato la democrazia rimangono attualissimi, appunto sono quelle promesse che occorre poi man mano cercare di mantenere. Il tema della trasformazione è un tema istituzionale, non v'è dubbio che alcune tradizionali istituzioni della democrazia abbiano bisogno di essere adeguate ai tempi, no? Penso alla classica tripartizione dei poteri ad esempio, o a un diverso rapporto fra il potere esecutivo e il potere legislativo, ma più di ogni altro è importante il tema di una partecipazione diversa dei cittadini, o almeno il fatto che i cittadini si sentano realmente partecipi di quel che la politica decide. Inizia questa sera per l'undicesimo anno Cives, lo spazio di formazione civica, e c'è naturalmente anche il saluto del nostro vescovo. Che importanza ha, se ce l'ha, secondo lei, in una diocesi, un cammino di formazione come questo, che aiuta anche le persone ad avere forse anche una coscienza civica, politica attiva? Noi dobbiamo vivere nelle nostre case, che sono molto importanti, ma dobbiamo vivere anche nella piazza. E allora l'educazione alla vita civile è molto importante, perché dobbiamo essere competenti, dobbiamo saper dare quella testimonianza
di vita buona che è esigita proprio per la vita della piazza. Dobbiamo conoscere anche i meccanismi delle istituzioni, della vita democratica, proprio perché la vita della piazza è molto importante e in qualche modo condiziona la vita di tutti noi, anche la vita delle nostre case, all'interno delle nostre case, perché non siamo isolati, non siamo rinchiusi. E allora credo che sia davvero un apporto significativo quello della nostra diocesi, che da 11 anni offre la possibilità di una scuola di formazione alla vita buona nella piazza, conoscendo appunto le regole, conoscendo i meccanismi. Davvero c'è da ringraziare di questo servizio prezioso e sono contento che ci siano molti giovani questa sera ad ascoltare e quindi a partecipare a questo corso.